Il primo fattore, proprio per la condizione di cui abbiamo detto, il tumore della prostata risente della stimolazione ormonale. Più dura a lungo la stimolazione ormonale, maggiore è la probabilità che si possa sviluppare una neoplasia. Quindi l'età, l'anagrafe, rappresenta il primo fattore di rischio. È difficile individuare un cancro della prostata in soggetti di età intorno ai 40 anni, mentre incomincia ad essere più frequente dopo i 50. E questo proprio per quelle condizioni che adesso noi conosciamo e che sono rappresentate da uno stimolo cronico su quel recettore che poi è gestore dell'attività replicativa delle cellule tumorali. Altro elemento importante è la familiarità, e probabilmente ha la stessa valenza del fattore di rischio anagrafico. Un soggetto, per esempio, che ha avuto un fratello o il padre con diagnosi precedente di cancro della prostata, ha un rischio elevato di poterne sviluppare uno lui. Esistono poi delle condizioni che sono correlate alle patologie concomitanti o agli stili di vita che possono essere fattori che possono sinergizzare un effetto proattivo verso lo sviluppo del cancro della prostata. Tra questi dobbiamo ricordare per esempio l'obesità, oppure possiamo ricordare la sindrome metabolica. Sono tutte condizioni che per motivi diversi spingono a quella che è l'attività replicativa delle cellule neoplastiche prostatiche.